Il volontariato può essere il terreno comune su cui costruire una nuova fase di dialogo tra le diverse religioni. E questo è il messaggio che esce dal convegno che si è tenuto a Palazzo Bastoggi a Firenze, promosso da Anita Tosi, presidente dell'associazione culturale Il Cenacolo. Una nuova fase rappresentata soprattutto dalle dimissioni di Benedetto XVI, giunto al suo ultimo giorno di pontificato, proprio in concomitanza con l'incontro tra i rappresentanti delle principali confessioni religiose. Dal numero uno della comunità islamica Izzedin el-Zir al rabbino capo di Firenze Joseph Levi, passando per Don Andrea Bellandi e Alessandro D'Alessandro, rappresentante del centro culturale buddista Soka Gakkai. All'interno di tutte le maggiori religioni a livello mondiale c'è una ricerca per trovare strade nuove per dialogare tra religioni su temi soprattutto concreti. Sembra che nell'azione, diciamo, di carità, di attenzione quindi all'uomo, si possono superare delle barriere che altrimenti a livello, diciamo, dottrinale, teorico è difficile. Barriere che invece, secondo il Zir, i fedeli hanno già superato e ora attendono che lo facciano anche i loro rappresentanti. Chiunque arriva a guidare la Chiesa, a guidare la comunità islamica, a guidare altre fedi religiose, non può di non andare verso il dialogo interreligioso. È una linea ormai già tracciata. Una direzione a cui, si augura il rabbino Levi, potrà contribuire anche il papa emerito Joseph Ratzinger. Per lui e nella sua carriera il dialogo interreligioso ha preso, e in particolar modo il dialogo fra mondo ebraico e mondo cristiano, ha avuto un grande ruolo e io sono sicuro che continuerà ad averlo dopo che finisce questo suo mandato al servizio della Chiesa.